Rocca, coordinatore provinciale del Forum Riformista, e noi abbiamo convocato questa conferenza stampa per illustrare le ragioni del sì in un referendum che sostanzialmente potrebbe dare un contributo alla riforma del sistema giudiziario che è in una crisi evidente. Non vuole e non è un attacco alla magistratura, ma al modo di funzionare. Il referendum, nei quesiti ve ne sono alcuni fondamentali: la separazione delle funzioni, non delle carriere, e il problema dei consigli giudiziari. Separazione delle carriere che in pratica consiste nella distinzione netta, in seguito all'entrata in vigore del processo Vassalli, che è un processo di natura accusatoria, distinzione netta fra funzioni requirenti e funzioni del giudice. Per quanto riguarda i consigli giudiziari, che io ritengo una cosa importante, gli elementi di valutazione della magistratura territoriale devono essere confortati anche dalla presenza degli avvocati e da professori di diritto ordinario, in modo che si superi questa autosufficiente autoreferenzialità, che è uno dei problemi della magistratura italiana. Noi vogliamo dare un contributo con questo referendum, con questo sì al referendum, una spinta al Parlamento, perché legiferi su questi argomenti che noi abbiamo messo in discussione. Un altro problema delicatissimo è la legge Severino. Questo è un po' controversa, la vicenda della Severino. Sostanzialmente si misurano due valori: il principio della rappresentanza e il principio della politicizzazione della magistratura. Noi riteniamo che le persone elette, consiglieri comunali, consiglieri provinciali, sindaci, presidenti di giunta, prima che non vi siano sentenze passate in giudicato, non debbono essere sospesi, e che ritorni tutto al vecchio sistema, dove a seconda del reato il giudice stesso stabiliva l'interdizione. Questi sono i tre principi, i tre referendum fondamentali. Gli altri due sono tutti sulla scia di una riforma della giustizia che vuole essere uno stimolo al Parlamento perché legiferi, perché riforme della giustizia in Italia non se ne fanno ormai. Della giustizia inteso come ordinamento complessivo, attenzione, perché ci sono spezzoni. Se noi andiamo a vedere, la riforma Vassalla è stata caducata da decine e decine di sentenze della Corte Costituzionale. Noi, con questo sia referendum, dobbiamo essere stimolo al Parlamento. Temete per il raggiungimento del quorum? Questo è il problema, dipende un po' da tutto il sistema informativo. Questo referendum rischia di non Anche quello dei raggiungere partiti, però. Non anche solo a quello il sistema della legge. Ci sono due giusto. partiti che lo I sostengono, partiti però che lo molti altri si defilano. sostengono, i partiti che lo sostengono si sono, alcuni si sono un po' defilati, altri che non fanno battaglia. Io avrei preferito, dicevo anche ai miei colleghi, che ci fossero presenti anche gli esponenti del no per andare a confronto sulle ragioni del sì e del no. I partiti si sono divincolati perché in effetti noi stiamo attraversando una crisi della politica che è la crisi dei partiti. Fin quando non ci sarà questa nuova consapevolezza, noi abbiamo ricorso a questo strumento, siamo ricorsi a questo strumento referendario per stimolare il Parlamento e i partiti stessi. Grazie.